Quel qui peut faire les causes comme un quel qui fait tout, non per potenza né pour espada, ma per tu santo spirito, non per potenza né pur per spada, ma per tu santo spirito. E pure i monti, pure i monti si muoveranno, e pure i monti si muoveranno, e pure i monti si muoveranno per la fede in Gesù. E pure i monti, e pure i monti si muoveranno, e pure i monti si muoveranno, e pure i monti si muoveranno per la fede di Gesù. Non c'è Dio grande come te. Potessi recarsi dinanzi a te, ringraziarti e lasciare questo culto nelle tue mani, Padre, che il grande Spirito Santo che ha portato questo messaggio possa assisterci mentre siamo radunati qui questa mattina. Parla ai nostri cuori, Padre, guarisci le nostre anime, lascia, Padre, che possiamo vederti, perché questa è l'unica cosa di cui abbiamo bisogno. In quel giorno, quando Marta girava di qua e di là, Maria aveva fatto la sola cosa necessaria, era seduta ai tuoi piedi e ti ascoltava, Padre. Ed è quello che noi vogliamo fare questa mattina, sedersi ai tuoi piedi e ascoltarti.
insegnaci le tue vie, e quando noi ci alzeremo per uscire, diremo il nostro Padre ci ha parlato e siamo nella gioia. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Prendiamo la Bibbia. Leggeremo nel libro di Apocalisse 11. Leggiamo dal versetto 15. Apocalisse 11. Leggiamo dal versetto 15. Poi il settimo angelo suonò la tromba, dunque la settima tromba, e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. E i 24 anziani che siedevano sui loro troni davanti a Dio si gettarono con la faccia a terra e adorarono Dio dicendo: ti ringraziamo, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi e a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Allora si aprì il Tempio di Dio che è in cielo e apparve nel Tempio l'Arca dell'Alleanza. Vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto e una forte grandinata. Amen. Che Dio vi benedica. Amen. Stiamo parlando del mistero che è nascosto tra Apocalisse, tra il sesto sigillo e il settimo sigillo. E abbiamo visto che quando l'agnello aveva preso il libro dalla mano di colui che è seduto sul trono della destra, l'agnello ha cominciato a aprire i sigilli, e abbiamo visto che l'agnello ha aperto il primo sigillo, che è un cavallo bianco, il secondo sigillo, un cavallo nero, se mi ricordo bene i colori, mi sembra bianco, nero, il terzo sigillo, il cavallo è rosso, e il quarto sigillo è il cavallo pallido. E abbiamo visto che il pallido è l'insieme dei tre colori che sono qui, che è il bianco, più il nero e più il rosso. Dunque è lo stesso cavaliere che è qui, che ha radunato tutto quello che aveva fatto qui ed è diventato uno qui. E abbiamo visto che qui, quando il primo sigillo fu aperto, il cavaliere non aveva un nome, non ci hanno dato il suo nome fu nascosto. Nel secondo sigillo il suo nome non l'aveva rivelato, il terzo sigillo il nome non fu rivelato, ma quando il quarto sigillo è venuto e che è sul cavallo pallido, ha rivelato la sua vera faccia. Ha detto: io mi chiamo la morte. Dunque non è un fratello, è la morte. O sappiamo che la morte, William Branham dirà che è l'ultima piaga che ha colpito l'Egitto prima che Israele esce, è la morte. Vi ricordate di questo? L'ultima piaga che ha colpito l'Egitto quando Mosè era sceso in Egitto per far uscire i figli di Israele, c'erano tante piaghe, ma l'ultima piaga fu la morte, e la morte del primogenito dell'Egitto. E la morte, qui William Branham dirà che non è più la morte fisica, ma è la morte spirituale. Sì. È la morte spirituale ora che colpisce la Chiesa, e la Chiesa non vedrà più niente. Allora, quando abbiamo visto il cavallo pallido, poi il quinto sigillo pure fu aperto, e quando il quinto sigillo, e voglio attirare la vostra attenzione su qualcosa mentre andiamo avanti, quando il primo sigillo fu aperto, c'è un essere vivente che ha annunciato il primo sigillo a Giovanni. Il secondo sigillo c'è sempre un essere vivente. Il terzo sigillo c'è sempre un essere vivente. Il quarto c'è un essere vivente. Il primo essere che ha annunciato il primo sigillo fu il leone.
Nel secondo fu i bue o il vitello, il terzo è la faccia dell'uomo e il quarto è l'aquila. Ma quando siamo arrivati al quinto sigillo, quando l'agnello ha aperto il quinto sigillo, non c'erano più esseri viventi per annunciarlo a Giovanni. Giovanni ha detto, quando il quinto sigillo fu aperto, ho visto le anime sotto l'altare. Ma nel primo sigillo c'è un essere vivente che chiamava sempre Giovanni a vedere che cosa c'era sotto i sigilli. Ma nel quinto sigillo non c'era nessuno che ha chiamato Giovanni per venire a vedere. Nel sesto sigillo pure non c'era nessun essere vivente. Perché? Branham dice perché è così? Perché il rapimento è già avuto luogo. Vuole dire che la sposa è già rapita. Quando la sposa è rapita già. Dunque il quinto sigillo fu aperto e abbiamo visto che il sesto sigillo pure fu aperto. Allora un lettore della Bibbia doveva aspettarsi che automaticamente il settimo sigillo sia aperto. Ma invece di aprire il settimo sigillo, abbiamo notato che Dio ha introdotto automaticamente in mezzo Apocalisse capitolo 7. Poi dopo la fine di Apocalisse 7, allora il settimo sigillo fu aperto. Dunque in questo intervallo di cui stiamo parlando, tra il sesto sigillo e il settimo sigillo, Dio ha introdotto Apocalisse 7. E noi abbiamo visto che Apocalisse capitolo 7 è la chiamata dei 144.000. Perché William Branham dirà che tutto quello che è scritto nella Bibbia è scritto per uno scopo. E matematicamente, come l'abbiamo letto, William Branham dice che Apocalisse 7 è messo al suo posto matematicamente. L'ho letto nelle predicazioni passate. Dunque, se volete ascoltarlo, potete trovare quella citazione lì. E Branham dice qui, nell'opuscolo, i 144.000 e le 10 vergini, William Branham dirà che Dio ha mandato questi quattro angeli per fermare la guerra, perché Branham dice, ho visto nella visione un'arma potente. Ascoltate quella predicazione. Branham dice, ho visto un'arma potente che doveva distruggere la terra, ma Dio ha permesso che sia fermato perché doveva ungere i 144.000. E per questo che abbiamo detto che se Hitler aveva avuto nella sua mano la bomba atomica, non perderebbe la guerra. Perché tutto quello che aveva, l'aveva usato. Ma Dio aveva delle cose da fare sulla terra. Se voi mi seguite bene, se voi leggete bene, dunque avete visto qui, voi vedete che dalla prima guerra mondiale, 1914, è finito 1918. Poi il mondo è entrato di nuovo in guerra 1934 per finire 1945. Tra questi due periodi, Branham dirà, se voi leggete Matteo 24, la Bibbia dice subito dopo la tribolazione di quei giorni, le stelle sono cadute dal cielo e il sole è diventato nero. Dunque, Branham ci ha detto subito dopo la tribolazione di quei giorni, Branham l'ha interpretato bene, noi l'abbiamo letto tante volte, subito dopo la seconda guerra mondiale, è lì che Cristo fu messo fuori. È lì che la terra è entrata in un altro travaglio. Ora la distruzione può avvenire. Niente più impedirà la distruzione della terra. Dunque, il mio soggetto, parlando di Apocalisse capitolo 7, è di far vedere che finché Beniamino non si è presentato, la settima tromba non poteva essere suonata. Ma prima di andare avanti, perché la settima tromba fa venire sulla scena un personaggio importante. E come l'ho detto l'altra volta, non è che quando Giuseppe si è rivelato ai suoi fratelli, non è che è uscito da qualche parte. No, era sempre davanti a loro. Solo che loro non sapevano che era Giuseppe. Mi seguite? Ma non è che qualcuno è uscito da qualche parte, da dietro le quinte, per dire ecco sono il vostro fratello Giuseppe. No.
ma è la stessa persona che vedevano ogni volta, ma solo che gli egiziani lo chiamavano Sofnot Panea, era vestito d'un modo in cui loro non potevano riconoscerlo. Dunque è sempre il loro fratello, non è un altro personaggio che loro hanno visto per dire ma chi sei? No, non è un altro personaggio, è sempre lo stesso personaggio che era sempre davanti a loro. Leggiamo un po'. Paolo disse, abbiamo letto che la settima tromba, quando il settimo angelo ha suonato la settima tromba, che cosa ha detto la Bibbia? Il regno di questo mondo è passato dove? Nelle mani del nostro Cristo. Vuole dire che il regno della terra è finito. La terra, il regno che gli uomini hanno stabilito sulla terra, il sistema umano, che è stato stabilito, il sistema di Nimrod è finito. E noi dobbiamo capire tante cose. È una bella cosa andare in chiesa. Branham ha detto, è una bella cosa se andate in chiesa. È una bella cosa andare a fare comunione con i fratelli, affittare gli alberghi, affittare le sale di conferenza per fare raduni. Ma tutte quelle cose vanno bene se voi avete la parola ben stabilita, predicata bene. Ma se siete fuori dal coro, tutto quello che potete fare non serve a niente. William Branham dirà, io questi raduni di giovani di qua e di là, Branham, io, tanto per cominciare, io leggendo gli opuscoli, non ho mai visto fratello Branham fare raduni dei giovani, raduni delle sorelle, raduni di questo, non esiste. E Branham ha detto, queste cose qua, leggete gli opuscoli, Branham ha detto, io questi raduni non ci credo. Branham dice, nella festa delle trombe, Paolo disse, seguite bene, ora cercheremo di entrare dentro, sapete che non mi piace predicare a lungo perché qualcosa possa rimanere. Paolo disse, la festa delle trombe, paragrafo 136, Paolo disse, quando la tromba dà un suono incerto, chi può prepararsi per la guerra o per la pace o qualunque cosa sia? Chi lo sa? Dovete conoscere cosa suona la tromba. Quando la tromba suona, che messaggio vuole far passare? Quando noi abbiamo visto la nuvola, mi potete dare la foto della nuvola lì? Che cosa significa la venuta della nuvola? La nuvola è venuta per iniziare un'altra epoca, un altro ciclo, o per mettere fine a tutti i cicli che abbiamo avuto fino qui. William Branham dirà che la venuta della nuvola ha messo fine, ha adempiuto tutte le scritture. Dunque, leggeremo ora qualcosa, leggeremo, seguitemi bene, oggi leggeremo un po', voglio che mi seguite bene, non vogliamo fare una cosa ecclesiastica, perché William Branham ha detto, siamo stanchi dei piccoli predicatori e delle piccole predicazioni, ora dobbiamo salire un po' di più, sapete che quando Ezechiele aveva avuto la visione, quando Ezechiele è entrato nell'acqua, è stato misurato 1000 cubiti, tutti potevano camminare dentro. 2000 cubiti ancora va bene, 3000 cubiti va bene, ma 4000 cubiti si vogliono quelli là che sanno nuotare bene. E se voi non venite dal regno di Dio, non potete afferrare queste cose di cui stiamo parlando. Dovete salire e andare nelle profondità. E quando Gesù voleva pescare la donna samaritana, ha mandato la linea in profondità. Amen. Non è rimasto qui, ravvediti, sia battezzato nel nome di Gesù Cristo e tu avrai la vita eterna. Non è questo, Gesù non ha predicato questo. Noi sappiamo che la vita eterna non è un luogo geografico,
Or, quando Gesù predicava la vita eterna, Gesù Cristo ha detto la vita eterna è che voi dovete, quando parlava nella Bibbia ha detto la vita eterna è di conoscere te. Non è così? Oh, l'ho detto male. La vita eterna, lo leggiamo, mi sembra nel libro di Giovanni, non voglio, mi sembra Giovanni 14, quando Gesù pregava da qualche parte, perché diciamo le cose correttamente. Se non è Giovanni, o Giovanni, quando? È nella preghiera di Gesù. Diceva la vita eterna è di conoscere te e l'unico vero Dio, non mi ricordo più il versetto. Giovanni 17, versetto 3. Questa è la vita eterna, che conoscano te. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Dunque la vita eterna, Gesù l'aveva definito già nella Bibbia. Ma nelle epoche, che cosa abbiamo fatto noi? Ognuno è venuto con la sua interpretazione della vita eterna. E nelle chiese, e fino ad oggi, i pastori stanno convincendo i fratelli, malgrado che i sigilli furono aperti, stanno convincendo i fratelli che la vita eterna è un luogo geografico. Ma nella Bibbia Gesù ha detto che la vita eterna è che conoscano te, l'unico vero Dio. Dunque per avere la vita eterna voi dovete conoscere chi è Dio e conoscere anche il suo Cristo. Che cosa significa Cristo? Dunque la vita eterna non è un luogo geografico, perché quando la predicazione dietro il pulpito dà un suono incerto, il popolo vivrà nelle fiction, dei libri, dei testimoni. Molti predicatori oggi hanno letto talmente, hanno guardato i disegni dei testimoni di Geova e l'hanno portato nelle chiese per far entrare i fratelli in quelle fiction, in quei miraggi. Ma noi non vogliamo vivere nel fiction, non vogliamo vivere nei miraggi, ma vogliamo vivere la realtà. Amen. E sappiamo che la vita eterna è Dio stesso. Ora, la vita eterna non è un luogo geografico. Il cielo non è un luogo geografico. L'inferno non è un luogo... Tanto, fratello Branham, l'inferno l'ha trovato nel supermercato. Dunque, l'inferno è già sulla terra. Branham ha detto, la terra... Viviamo nell'inferno. Gesù è andato a predicare all'inferno. L'inferno in cui Gesù è andato 2000 anni fa è solo l'ombra del vero inferno in cui stai camminando oggi sulla terra. Dove le anime perdute le troviamo sulla terra, che camminano sulla terra. Perché Branham ha visto quelle donne nei supermercati ben vestiti che stavano andando a fare la spesa. Magari tu le vedi e dici ciao, buongiorno. Alcuni vengono in chiesa con te, si siedono, mangiano con te. L'inferno è già rovesciato sulla terra. E quando l'inferno si è rovesciato sulla terra, anche il cielo si è rovesciato sulla terra. Ma leggiamo qui. Paolo disse, quando la tromba dà un suono incerto, chi può prepararsi per la guerra o per la pace o qualunque cosa sia? Chi lo sa? Dovete conoscere cosa suona la tromba. Quando la settima tromba suona, tutti noi siamo consapevoli che la settima tromba è suonata, perché siamo consapevoli che la prima tromba è suonata, la seconda è suonata, la terza, la quarta, la quinta. Leggete la festa delle trombe. La quinta, sappiamo che qui sotto la quinta tromba abbiamo la prima guerra mondiale. Sotto la sesta tromba abbiamo la seconda guerra mondiale e la chiamata di tutto questo è messo insieme per la chiamata delle 144.000. Poi subito è venuto la settima tromba
e il regno di questo mondo è passato nelle mani del nostro Signore. E quando, e Branham dice qualcosa, quando voi venite, vedete, ah, abbiamo la nuvola, Branham dice che cosa significa la nuvola, voi dovete conoscere il suono della tromba. Quando la tromba, Paolo disse, quando la tromba dà un suono incerto, chi può prepararsi per la guerra? Chi può prepararsi per la guerra o per la pace o qualunque cosa sia, chi lo sa, dovete conoscere cosa suona la tromba. O William Branham ci ha detto, gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite la profezia. E quello che noi vediamo sulla terra oggi, che cosa dice gli avvenimenti che stanno suonando sulla terra oggi? Quindi, quando la tromba suona, vediamo qualcosa sulla terra oggi. C'è un grande problema da qualche parte, tutti lo sanno. Tutti sono diventati nevrotici. Il mondo intero è un mondo nevrotico e sappiamo che c'è qualcosa che non va. Il Pentagono ovunque, sappiamo che c'è qualcosa che non va. Tutti sono diventati nevrotici, tutti sono diventati pazzi, tutti sono malati. I presidenti, non è che lo fanno a posto, eh? Non è che lo fanno, no, non vivono nel loro seno stesso, perché sono unti da uno spirito che le porterà alla distruzione. Ve lo leggo, ve l'avevo letto, dove William Branham dice che l'angelo distruttore le ha unti. Eh? Come Faraone è stato unto per finire nel Mare Rosso e per questo che Biden, Putin, Macron, Scholz, tutti quei presidenti, anche quello dell'Inghilterra, tutti sono entrati in una confusione, sono stati unti per portare il popolo dove? Nel Mare Rosso. Tutti andremo nel Mare Rosso, come l'ho sempre detto, il mistero del Mare Rosso. Tutti finiremo nel Mare Rosso. La morte... Tutti passeremo per la morte, non ce n'è uno che non morirà. Solo che la morte per alcuni, come ha detto Paolo, è un guadagno. Solo perché alcuni è la fine della loro storia terrena, spiritualmente e fisicamente parlando. Amen. Quindi, quando la tromba suona, vediamo qualcosa sulla terra oggi. C'è un grande problema da qualche parte. Tutti lo sanno, tutti sono diventati nevrotici. Il mondo intero è un mondo nevrotico e sappiamo che c'è qualcosa che non va. Il Pentagono ovunque, il Pentagono sapete dove è? Come il Ministero della Difesa di un paese. È lì che decidono tutte le strategie militari dell'America ed è potente. Ovunque, sappiamo che c'è qualcosa che non va. Eh? E sapete che Giuseppe doveva passare per l'Egitto. È Giuseppe che ha reso grande l'Egitto. Ma quando l'Egitto ha rigettato Giuseppe, perché la Bibbia dice che c'è un faraone che è salito sul trono e non ha più riconosciuto Giuseppe. È chiaro? Quando quel faraone è venuto, ha detto, abbiamo parlato troppo di Giuseppe, mettiamo da parte la Bibbia. Abbiamo ora i mari. Abbiamo l'esercito più potente del mondo. Abbiamo la bomba atomica. Abbiamo la bomba idrogeno. Abbiamo tante testate missilistiche, bombe atomiche. Non abbiamo più bisogno di questo vecchio Geova, come l'ha detto quella signora in America. Allora, l'America deve sprofondare obbligatoriamente. Quindi, quando la tromba suona, vediamo qualcosa sulla terra oggi. C'è un grande problema da qualche parte. Tutti lo sanno, tutti sono diventati nevrotici. Il mondo intero è un mondo nevrotico e sappiamo che c'è qualcosa che non va. Il mondo è diventato nevrotico. Leggevo un giornale a Lussemburgo l'altra volta
E qualcuno parlava nel giornale, dice, tutti volevano convincere le persone a accettare gli omosessuali. L'altra volta sono andato a fare la benzina, ho visto un ragazzo che è uscito, aveva la borsa come le donne fino qui, camminava così. Mi sono rimasto dentro, oddio, dove siamo? La borsa, camminava come le donne, con le donne in borsa tutte, ma è un maschio. E leggevo quel giornale lì e cercavano di convincere le persone a accettare gli omosessuali e i pedofili. E qualcuno diceva, ma che in Francia una volta l'omosessualità era considerata come una malattia. Negli anni 50, 60, 70, fino a 80, 90, era considerato come una malattia psicologica, è un problema. E ma come oggi, poi il governo ha cambiato per dire no, è una vita normale. Se fosse considerato, se è stato considerato una malattia 20, 50 anni fa, è ancora una malattia oggi. Ma come sono diventati nevrotici? E come la parola di Dio si sta adempiendo, il mondo si sta accomodando a tutte queste cose qua. Vogliono rendere l'omosessualità e la pedofilia una cosa normale. Ma non è una cosa normale, perché va contro la parola di Dio. E quando voi andate contro la parola di Dio, automaticamente Dio vi lascia entrare in uno spirito di, vi porta lontano e vi distrugge. Ora, tutti sono diventati nevrotici. Il mondo intero è un mondo nevrotico e sappiamo che c'è qualcosa che non va. Il Pentagono, ovunque, sappiamo che c'è qualcosa che non va. Ora, l'unico modo attraverso cui conoscerete qual è il suono della tromba è di guardare cosa dice lo spartito. Vedete, è tutto. È una grande sinfonia, vedete, e ha il ritmo. Come Pierino e il lupo, vedete, quando voi, se il compositore ha scritto il libro e il direttore deve essere nello stesso spirito del compositore, se non lo fa, egli dà la battuta sbagliata. E quindi tutto è fuori. Il compositore ha scritto. Ora il direttore deve essere nel suo spirito. Per poter predicare questo messaggio dovete ricevere lo stesso spirito che ha portato il messaggio. E voi dovete riconoscere che un messaggio produce sempre dei gemelli. Branham ce l'ha detto tante volte. Il messaggio di Mosè ha prodotto dei gemelli. Ha prodotto due gruppi, c'è un Giosuè e un Caleb e dall'altra parte c'è l'altro gruppo di Corè e Datan. Anche il messaggio di Gesù, anche il messaggio di Giacobbe. Branham si dice, ma Giacobbe era un profeta. Ma come mai un profeta ha potuto far uscire un Esau e un Giacobbe? Ma è un profeta, sono dei gemelli. Voi dovete entrare nello spirito del compositore. E come l'ho detto, lo stesso William Marion Branham, che ha portato il messaggio, ci ha imbrogliato, perché fa parte dell'opera di Dio imbrogliare anche le persone. Vi ricordate, ve l'ho detto, che un giorno Samuele, Dio gli ha detto, vai a Betlemme per ungere Davide come re. E Samuele ha detto a Dio, no. Se io vado là e lo sa Saul, mi ucciderà. E Dio lui ha detto, allora facciamo la cosa così. Tu vai là e tu dici che sei venuto per un sacrificio. Ma il vero obiettivo per il quale Samuele si è presentato là non era per il sacrificio. Il vero obiettivo è di ungere Davide re. E quando Samuele si è presentato là, gli anziani del paese, sono i predicatori, perché la presenza di un profeta attira sempre gli anziani. Quando un profeta mette un piede in un paese, gli anziani vengono sempre per dire, ma che cosa succede? C'è qualcosa, abbiamo peccato, c'è qualcosa. E Samuele ha detto, no, non avete fatto niente.
sono venuto affinché possiamo fare sacrificio a Geova. Lodiamo Dio, glorifichiamo Dio, facciamo campagne di evangelizzazione. Cantiamo per il nostro Geova. E tutti gli anziani hanno portato i membri della loro chiesa e hanno portato i vitelli, si sono messi a cantare, a ballare, a gioire, a fare sacrificio. C'è la unzione, c'è la presenza del profeta. E mentre la festa andava avanti, Samuele si allontanò per mezz'ora. Mi seguite? Il tempo di silenzio. Ma mentre lui è andato a casa di Isaia per ungere Davide, tutti gli altri non lo sapevano. Erano lì a ballare ancora, ma lui si allontanò per un momento, è andato a casa di Isaia, ha unto Davide re ed è ritornato ancora alla festa. Nel silenzio. Perché Dio ha unto Davide nel silenzio. E solo Davide sapeva di essere unto come re e la casa di suo padre. Ma tutti gli altri non lo sapevano. E per questo che Davide non aveva paura di affrontare Golia così. Ok? Voi dovete entrare nello spirito del compositore. Ecco qual è la questione oggi. Abbiamo troppi direttori, abbiamo troppi predicatori, tante persone che non conoscono lo spartito, il perché abbiamo avuto la nuvola. Perché abbiamo avuto la nuvola? Branham dice, nelle sette epoche, Branham dice, egli sta per venire, egli viene nelle nuvole, nuvole di gloria, come quando egli fu visto sul monte della trasfigurazione e le sue vesti divennero sfolgoranti mentre la potenza di Dio le avvolgeva. E ogni occhio lo vedrà. Quando egli viene nelle nuvole, ogni occhio lo vedrà. E Branham dice, e ogni occhio lo vedrà. Questo significa che non è il rapimento. Quando egli viene nelle nuvole, non è il rapimento. E che cosa è, fratello Branham? Quando egli viene nelle nuvole, e questo lo credete tutti, quando egli viene nelle nuvole, William Branham dice che questo non è rapimento. E che cosa è, fratello Branham? Perché quando egli viene nelle nuvole, ogni occhio lo vedrà. Sono i scienziati che l'hanno fatto la fotografia. Quando egli viene nelle nuvole, ogni occhio lo vedrà. Questo significa che non è rapimento. Poiché questo avverrà, egli viene nelle nuvole, quando egli viene per prendere il suo giusto posto quale sovrano mondiale. Come abbiamo letto in Apocalisse 12, quando la settima tromba è suonata, egli viene e prende il mondo sotto il suo controllo. Il mondo entra nella confusione. Le chiese entrano in confusione. E le case entrano. Leggiamo un po'. Ecco qual è la questione oggi. Abbiamo troppi direttori, non nello spirito del compositore. Dicono la denominazione è bene. Noi crediamo questo. La denominazione oggi lo fanno dappertutto. Dobbiamo avere la stessa dottrina, dobbiamo avere lo stesso linguaggio, come mi raccontava un fratello che ha fatto 10.000 chilometri per finire in Belgio per dire che hanno fatto la convention che tutti i predicatori vogliono togliere tutte le barriere per stare insieme. Ma come potete stare insieme? Quale barriere dovete togliere? L'unica cosa che abbiamo è la parola rivelata. Ecco qual è la questione oggi. Abbiamo troppi direttori, non nello spirito del compositore, dicono la denominazione è bene, noi crediamo questo. Non ha importanza quello che voi dite voi, la Bibbia è giusta. Suonate in accordo allo spartito, proprio qui davanti a esso, allora la grande sinfonia del grande atto di Dio viene eseguita proprio esattamente. Allora possiamo vedere l'ora e dove siamo. Quando voi entrate nello spirito del compositore, potete sapere l'ora e dove siamo.
Ora, la tromba deve chiamare a raccolta il popolo, radunarlo insieme per qualcosa. A volte ha annunciato una persona importante. E qui, quando la settima tromba è suonata al tempo di Giuseppe, è annunciato la presenza di un personaggio importante. E ve l'ho detto che la settima tromba, prima di essere suonata a Beniamino, doveva essere chiamata sulla scena. E Beniamino, Branham ci ha detto che rappresenta i 144.000. E quando Beniamino si è presentato davanti a Giuseppe, Giuseppe lui ha dato 5 volte più di tutti i suoi fratelli. Quando poi leggeremo le caratteristiche dei 144.000, Beniamino ha avuto tante cose più dei suoi fratelli, fino là lui stesso non capiva perché. Poi devono ritornare a casa e Giuseppe ha detto al suo servo: metti la mia coppa d'argento nella sua borsa, non nella borsa di Simeone, non nella borsa di Ruben, non nella borsa di Giuda, ma nella borsa di Beniamino. O sappiamo che Beniamino è il totale fratello di Giuseppe. E Giuseppe voleva trattenerlo con sé. Voleva che lui rimanesse in Egitto. E allora, mentre andavano, Giuseppe ha mandato l'esercito per riportarlo indietro, perché voleva trattenere Beniamino. Beniamino pensava che aveva una colpa, ma Beniamino non aveva rubato. Ma hanno fatto passare Beniamino per un ladro. E per questo che Branham ci dirà che non abbiamo colpa. Non è colpa nostra. Tutto è stato nel disegno di Dio. Ok, leggiamo un po'. Gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite la parola. La sposa... Quando Giuseppe voleva farci presentare, voleva rivelarci davanti a Beniamino come il suo totale fratello, la sposa, la moglie non è lì. La sposa è stata messa da parte, già è stata tolta già. È lì che la settima tromba è suonata. E la settima tromba, dice fratello Branham, è per far conoscere loro Cristo. E che cosa è Cristo, fratello Brano? Nella festa delle trombe, vediamo come gli ebrei lo riconosceranno. Gli ebrei mi ha detto che Beniamino lo riconoscerà la sua seconda venuta. Notate, la festa delle trombe, Levitico, paragrafo 250. Notate qui, in Levitico 26, ora, l'ordine delle scritture. Dopo il lungo periodo di Pentecoste, il lungo periodo di Pentecoste sono le 7 epoche della Chiesa, che termina nella chiamata fuori della sposa. La sposa viene chiamata fuori da un servitore. La sposa viene chiamata fuori da un servitore. Chi ha chiamato Rebecca? È servitore di Isacco, no? Non era Isacco stesso. È chiaro? È stato Eliese che è andato a chiamare Rebecca. E Branham dice qui, la sposa viene chiamata fuori da un servitore. Punto. Dunque, chi chiama fuori la sposa? Il servitore. Eliese. E Branham va avanti. La sposa viene chiamata fuori da un servitore. Il rigettato. Dunque il servitore viene rigettato. Dopo si fa conoscere a Israele. Lo stesso servitore che ha chiamato la sposa viene rigettato dalla nazione e allora ora si rivela, si fa conoscere a Israele. È lo stesso Branham che ha fatto tutto. Si è tenuto
Leggete bene i vostri opuscoli. Branham dice: lo stesso servitore, il Monte delle Olive, perché il profeta è Zaccaria, aveva detto che il Monte delle Olive si fonde, come si fa? Si spaccherà in due e l'acqua uscirà. E Branham ha detto: che cosa significa? Che quell'acqua andrà sia dagli ebrei che dai gentili. Ah no, gli ebrei non possono credere un profeta gentile. Branham ha detto, l'abbiamo letto tante volte, allo stesso modo in cui Paolo, che è un giudeo, ha portato il messaggio a noi gentili, allo stesso modo un gentile porterà il messaggio a Israele. Dunque, è il servitore che ha chiamato la sposa, è lo stesso servitore che chiama i 144.000. E quando Beniamino ha riconosciuto il suo fratello Giuseppe, l'ultima cosa che è stata fatta è che deve tornare nel suo paese. Beniamino, perché voi, Branham ha detto che i tipi non falliscono mai e non possono fallire. E insisterò molto lì. I tipi non falliscono. Se Beniamino, per conoscere Giuseppe, ha dovuto fare un viaggio per andare in Egitto, oggi i fratelli vogliono far sposare Cristo o Branham per andare in Israele. Branham voleva farlo, ma Dio gli ha detto: stai lontano da là. Perché la parola deve andare in continuità. Dio va nella continuità della sua parola. Amen. Dunque, gli avvenimenti moderni oggi sulla terra sono resi chiari tramite la profezia. Dunque, tutto quello che voi state aspettando che devono arrivare sulla terra sono già tutti adempiuti. È l'unica cosa che rimane, perché il regno di questo mondo è passato già nelle mani del nostro Signore Gesù Cristo, come l'abbiamo letto nella Bibbia. Ora devono traslocare. E l'unica cosa che le può far traslocare, che cos'è? È la bomba atomica. Perché l'unica cosa che rimane, che vediamo, solo la polvere. Perché Daniele ce l'ha detto chiaro, che quando la rivelazione è venuta al tempo di Esenoa e di Cruce, e che la pietra è scesa, la terra è diventata tutta polvere. Allora il vento deve venire per spassare via la cosa. E il vento sappiamo che è la bomba atomica della Russia. Perché Gesù ha detto nella Bibbia, non abbiate paura di chi può uccidere il corpo, cioè la bomba atomica della Russia. Non dovete avere paura di chi può uccidere il corpo. Branham l'ha interpretato, cioè la bomba atomica della Russia. Non abbiamo paura della bomba atomica. No, anzi, che venga. Nell'opuscolo chi è Dio? Ora parliamo un po' degli avvenimenti, perché sappiamo che Beniamino ha già visto il suo fratello Giuseppe. Quella scrittura è già adempiuta. Nell'opuscolo chi è Dio? Paragrafo 8. Signore, concedi che stasera qualcosa sia detto o fatto affinché il ribelle si rivolga a Cristo. Poiché abbiamo la certezza e sentiamo che lo Spirito ci spinge, grandi giudizi sono sopra questo paese in questi tempi della fine. Piaghe, malattie, germi già pronti per essere sparpagliati attraverso la nazione. Nessun medico sa come curare.
perché sono malattie che producono nel laboratorio loro stesso. I germi le producono nei loro laboratori, poi le mandano, poi vi dicono che non ci sono medicine per questo. Malapiaghe, malattie, germi già pronti per essere sparpagliati attraverso la nazione, nessun medico sa come curare. Quando i russi sono entrati in Ucraina, hanno visto nei laboratori dove gli americani hanno già preparato i germi e le malattie che devono mettere sulle banconote che devono dare alle persone. Ti danno i soldi, è già pieno di malattie. Oh Dio, saremo obbligati a credere nella guarigione divina allora. Perché non ci sono risposte, non ci sono medicine. Dunque l'unica via che rimane è la guarigione divina. Quando le nazioni riproducono e mettono insieme germi per poi farle esplodere nelle bombe, causando così la morte di milioni di persone. Vede Branham già questa cosa qua, lo dice negli anni 50. Quando le nazioni riproducono e mettono assieme germi per poi farli esplodere nelle bombe, causando così la morte di milioni di persone. Le bombe a idrogeno, le bombe che quando le fanno esplodere tu respiri e sei finito, è la morte. Ma siamo così riconoscenti che quando l'angelo della distruzione si fece avanti, tu dicesti: non toccare nemmeno uno con i sigilli del Padre sul fronte, essi mi appartengono. Siamo felici stasera di essere sotto il sangue, protetti, salvati. Come allora gli israeliti applicarono il sangue sugli stipi e sulla cintrale della porta, un segno della croce. Quando l'angelo della morte attraversava il paese, con le ali inclinate, si vedeva il sangue, se vedeva il sangue si alzava di nuovo e passerò oltre. Dunque, avete sentito? Quando le nazioni, questo lo fa l'America, questo lo fa la Russia, questo lo fa la Germania, lo fa la Francia, lo fa l'Inghilterra, tutte le nazioni. Quando le nazioni riproducono e mettono assieme germi per farli esplodere nelle bombe, causando così la morte di milioni di persone. Nell'opuscolo, e non lo sa, 261, disse: guardai laggiù e c'erano parecchi scienziati, e il mattino dopo, questo successe il sabato, il mattino dopo io predicai sui scienziati, sapete che sono dal diavolo, e disse: gli scienziati là versavano delle cose nelle provette e le mescolavano. Disse: tu fermassi il cavallo, alzassi di nuovo le mani e gritassi: ancora una volta cavalcherò per questo sentiero. E disse: l'intera terra tremò. Branham dice: i scienziati erano lì e versavano delle cose nelle provette e le mescolavano. Per fare che cosa? Le stesse persone che vi hanno parlato di Covid, dopo ci hanno detto che l'hanno fabbricato loro nei laboratori. E oggi ci hanno trovato qualcosa delle scimmie. Dopo qualcosa. Ogni giorno, non è finito, ne uscirà. Ne uscirà. Nell'opuscolo, la vita eterna. Poi mi fermo qui.
da prima leggiamo nell'opuscolo sentinella a che punto è la notte. Amici miei, ascoltate così dice il Signore. Se mi considerate essere suo servo, è poco prima dell'alba. Questo è il motivo per cui questa orribile oscurità è tutta sulla terra. Nazioni sono contro nazioni e ci sono comportati da sciocchi nel laboratorio di Dio, appunto che hanno il potere di farsi saltare l'uno con l'altro in ceneri atomiche. Dio le ha lasciati entrare nel suo laboratorio. Dio ha aperto il laboratorio a Satana. Entra dentro, fai le tue esperienze, tanto ti fai saltare da solo. E sono malvagi e sono profani e non sono come Cristo. E l'unico motivo che hanno e l'obiettivo è distruggere. E sono ispirati dall'angelo distruttore che è stato inviato dal cielo per ispirare questi uomini. L'angelo distruttore è stato inviato da dove? Dal cielo. Per ispirare chi? Questi uomini. Allo stesso modo che l'angelo sceso per ispirare la gente al tempo di Acab, è lo stesso angelo che è sceso sulla terra. Rileggiamo. Nazioni sono consono nell'opuscolo, sentinella a che punto è la notte. Nazioni sono contro nazioni e si sono comportati da sciocchi nel laboratorio di Dio. Guardate che quando Dio parla, che Branham ha detto che il re del nord scenderà per distruggere Roma, per distruggere gli Stati Uniti, per mandare la bomba, qualcosa deve avvenire per far uscire il re del nord dalla sua gabbia. E come dice Putin, c'hanno l'orso russo, rimane sempre a casa sua. Quando esce è per distruggere. Perché l'hanno toccato e lui non può rimanere fermo. Che cosa spinge l'Inghilterra a dire noi vogliamo colpire la Russia, dobbiamo dare le nostre armi all'Ucraina per colpire la Russia. Gli Stati Uniti, diamo le nostre armi, le bombe per colpire la Russia. La Francia, l'Italia. Perché? Per andare avanti, l'Inghilterra, gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite la profezia. Nei servizi segreti in Inghilterra hanno creato un ufficio particolare e lo chiamano l'ufficio della russofobia, che deve, là dentro insegnano le persone a essere contro la Russia. In quell'ufficio l'unico obiettivo è che devono fare di tutto, che tutti siano, dunque devono far passare tutti i messaggi possibili affinché nel cuore della gente sia contro la Russia, che la gente deve averla con la Russia. Perché tutto questo? Perché la parola di Dio si deve adempiere. Perché William Branham dice che Dio prenderà le leggi nazionali di ogni paese per far adempiere la sua scrittura, per far adempiere le sue promesse che gli ha fatto. Quando Hitler aveva fatto la legge in Germania contro i russi, contro gli ebrei, perché hanno detto, noi siamo poveri, gli ebrei sono ricchi. Allora ha alzato il popolo contro di loro, no? È la stessa cosa oggi. Gli americani hanno detto, è impossibile che la Russia sola possa avere tutto questo grande paese con tutti i risorsi che sono là. È impossibile. Dobbiamo distruggere la Russia. Ok. Vedete, la cosa va avanti. Allora il re del nord, anche lui si alzerà e dirà, no, è impossibile, io non mi farò distruggere. Nazioni contro nazioni. E si sono comportati da sciocchi nel laboratorio di Dio. Al punto che hanno il potere, Putin ha detto, io ora devo rivedere la legge per l'uso dell'arma atomica. Perché la legge russa dice che per usare l'arma atomica è quando la Russia è attaccata e
per difenderci. Ma ora Putin ha detto non è più per difenderci, ma per attaccare in primo. Perché la cosa cambia. E sapete che c'è una profezia che dice che Roma sarà bombardata. Qualcosa deve dare l'alibi a Putin per bombardare Roma. La Russia lo farà e siamo lì. Perché gli armi dell'Italia hanno cominciato a bombardare la Russia, fabbricato in Italia. E Putin ha detto non lo lascerò passare. Gli italiani hanno cominciato a dire no, noi siamo amici della Russia. No, ma Putin lui non lo vede così. Nazioni sono contro nazioni. E noi stiamo parlando delle profezie. Gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite la profezia. Perché non rimane più niente. Beniamino è già stato chiamato. La sposa è stata chiamata. L'unica cosa che rimane è che tutti devono andare nel Mare Rosso. Tutti! Tutti dobbiamo andare nel Mare Rosso. Nazioni sono contro nazioni. E si sono comportati, predicheremo sul mistero del Mare Rosso. L'unzione che Faraone ha ricevuto per finire nel Mare Rosso. Nazioni sono contro nazioni e si sono comportati da sciocchi nel laboratorio di Dio quando la tromba dà un suono incerto, quando un predicatore vi viene oggi, come l'ho detto domenica scorsa, aspettiamo i 144.000, è un bugiardo. Vi sta mentendo, perché Beniamino, il settimo sigillo, è aperto solo quando Beniamino si è presentato davanti a Giuseppe. Cioè Giuseppe si è rivelato. E la rivelazione di Giuseppe non è che qualcuno è uscito da qualche altra parte, è sempre la stessa persona. È sempre lo stesso Cristo. Branham ci ha detto che Gesù non ha mai lasciato la terra. Cristo è stato, solo che vi hanno fatto la confusione. Gesù, dobbiamo vedere Gesù. No, Gesù non ha detto che Gesù, ha detto ci saranno falsi cristi, ci saranno falsi unti. Noi vogliamo vedere Cristo. Gli ebrei hanno detto, se noi vediamo Cristo nei suoi servi, che fa? Leggete l'opuscolo, i 144.000 e le 10 vergini. Là dentro gli ebrei hanno detto a fratello Branham, se noi riusciamo a vedere uno dei suoi servi che fa la stessa opera che gli ha fatto davanti la donna samaritana, noi crederemo. Non hanno detto se noi vediamo la faccia di Galilea, no. Perché Gesù ha detto io me ne vado, io ritornerò e io sarò in voi. Amen. Il mondo non mi vedrà, ma voi mi vedrete. Amen. Il mondo, qual è il mondo? Branham ha detto il mondo di che cosa? La Chiesa. Perché le chiese hanno detto a loro di aspettare la faccia di Hoffman. Ma noi non aspettiamo la faccia di Hoffman. Quando abbiamo visto Branham manifestare il segno del Messia, abbiamo capito che è il nostro Messia, Dio nascosto nella polvere di Kentucky. Amen. E Branham ha detto nero su bianco, che lì è lo stesso ieri, oggi è in eterno, tranne il corpo fisico. E come le caratteristiche. Dovete riconoscere Dio tramite le sue caratteristiche. Nazioni contro nazioni. Essi sono comportati da sciocchi nel laboratorio di Dio, appunto che hanno il potere di farsi saltare l'uno con l'altro in ceneri atomiche. Quello della Corea del Nord ha detto ora facciamo ancora più bombe atomiche. Putin gli ha detto più tecnologie. Vai avanti. I cinesi, più tecnologie. Tutti. Perché siamo nella battaglia finale. E sono malvagi. E sono profani. E non sono come Cristo. E l'unico motivo che hanno e l'obiettivo è distruggere. L'unico obiettivo è distruggere e sono ispirati dall'angelo distruttore che è stato inviato dal cielo per ispirare questi uomini. Qui in Germania
Volkswagen dice che devo chiudere perché non ho più gas. Il più grande datore di lavoro di Germania dice che chiude. Ma il primo ministro è rimasto chiuso nella russofobia. Perché la Russia che gli dà il gas gratis? No. Perché è rimasto così? Perché è un'ispirazione che ha ricevuto. Non so se mi capite. Lui deve essere così affinché la parola sia adempiuta. Faraone deve avere il cuore duro. Perché è un'ispirazione. Perché qualsiasi capo di governo dirà, ma sto distruggendo il mio stesso popolo. Ma hanno ricevuto l'ispirazione. Perché Branham dice, è l'unico motivo che hanno e l'obiettivo è distruggere. E sono ispirati dall'angelo distruttore che è stato inviato dal cielo per ispirare quei uomini. In Italia Meloni, prima di lui, Conte aveva firmato una legge, un accordo con i cinesi sulla via della seta. Meloni viene, gli americani gli hanno detto non vogliamo più di quella legge, l'ha cancellata. Quando ha visto che l'economia italiana stava andando male, è ritornato dai cinesi per dire sono ritornato per rifare quello che fare. Ma gli americani lo lasceranno fare, gli hanno detto devi mandare le bombe in Ucraina, subito. Perché? Perché devono obbedire all'America ciecamente? Perché l'obiettivo è che la distruzione. Faraone ha chiamato Mosè. Facci tornare dietro tutte quelle le piaghe e io ti lascerò partire. Faraone ha fatto partire tutte quelle piaghe e l'indomani Mosè ha detto possiamo partire. No, non andrete da nessuna parte, va bene. Altre piaghe. Perché? Perché Dio ha detto a Mosè, renderò duro il cuore del Faraone fino a distruggerlo. Siamo in questi tempi. E per questo che gli avvenimenti che avete sulla terra, non dovete preoccuparvi. Non aspettate più qualcosa. L'unica cosa che rimane, nell'opuscolo, vita eterna è come riceverla. Oggi i morti vengono risuscitati, paragrafo 116, e le persone dicono, è demonologia, è psicologia, è telepatia mentale. La persona non era morta per prima cosa. Vedete la differenza? È la nostra indifferenza verso Dio che ha determinato ciò che stiamo ricevendo oggi. Riceveremo giudizio divino. Il mondo intero sta tremendo proprio ora sotto l'impatto dei giudizi che avanzano lentamente. Quando Israele, Beniamino Netanyahu, prende le profezie di Isaia e le legge per dire che vogliamo fare il grande Israele, ma è una profezia letta fuori tempo e fuori stagione. Perché se aveva capito i tempi e la stagione, avrebbe capito che il tempo in cui Dio ha protetto Israele per chiamare 144.000 e sono 3 anni e mezzo. Ora i 3 anni e mezzo sono già finiti. Siamo entrati nel tempo della spassata via di tutti. Uno dei ministri probabilmente lo riprenderà tra qualche minuto sui giudizi in arrivo e spero che lo facciano ugualmente sui giudizi in arrivo. Perché tutto il mondo è pronto, sta tremendo. Ogni nazione sta tremendo. Non pensate che anche la Russia non stia tremendo. Gli Stati Uniti e le isole stanno tremendo. Chi lancerà quella prima bomba atomica? Quando viene lanciata, potrebbe gettare l'intera cosa fuori asse e non essere chi? Una bomba a cobalto e se alcune di esse venissero rilasciate, non rimarrebbe nemmeno una mosca o un insetto sulla faccia della terra. Che Dio vi benedica. A sol mi a lo e nascolta lo tutti i giorni. Yeah.
vita vive sia anch'io. Profeta ci ha predicato gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite la profezia e Paolo ci ha detto che dobbiamo avere l'orecchio per riconoscere che cosa la tromba dice e quando noi abbiamo guardato la tromba e l'abbiamo ascoltata Padre abbiamo capito che il regno di questo mondo è passato nelle tue mani. E che Daniele ci ha detto che in quel caso il vento deve portare via la rimanente di quello che l'uomo ha costruito. E abbiamo letto Mosè e abbiamo visto che tutti sono finiti nel Mare Rosso. E abbiamo capito che il Mare Rosso era una benedizione per Mosè e una maledizione per Faraone e il suo popolo. Padre, ti ringraziamo perché noi siamo della parte dei tuoi eletti, Padre. Grazie perché tu hai aperto i nostri occhi e le nostre orecchie per vedere queste cose che ci danno gioia e benedizione. Il resto del tempo è nelle tue mani, Padre. Rimani con noi nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.